perché ognuno di noi è già stato qua altre Sì. volte, quindi possiamo parlare sia delle esperienze pregresse che di quelle attuali. L'esperienza pregressa è stata per me nel 2005, se non ricordo male, sempre con un posto al sole, e fu un'esperienza fantastica. Fummo proprio travolti dall'energia dei ragazzi, da tutto quello Anche che a è me. Giffoni, Pure per esatto. me non è la prima volta, è una realtà che ho sempre ammirato, infatti tutta la mia stima che ha inventato Guidosi questo festival. Poi oggi ho scoperto che lo ha fatto a soli 19 anni, quindi è veramente ancora più encomiabile quello che si è riuscito a inventare. Una realtà che rimane unica nel mondo, cioè un festival fatto da bambini che crescono, rimangono, mi sono informato oggi, appunto voi siete tutti ex giurati. Insomma, è una realtà che, specie chi fa questo lavoro, chi sta in questo ambiente, non può che ammirare. Sì, poi si respira purezza, no? Si respira No, quando si respira, energia. perché io direi di farlo, ad aprile, Vuoi ma proprio non cambio di maggio, stagione, sì, perché ogni capito? volta io mi ricordo queste sudate storiche, Vabbè, però veramente. dai, ti servono per le prove costume, Beh, insomma. Sì, insomma, se certo. una funzione anche, No, però è bellissimo vedere l'energia, l'entusiasmo con cui i ragazzi approcciano i film, la curiosità, le domande scomode che vengono fatte senza filtro, che è bellissimo perché in un altro festival queste cose non ti vengono chieste, invece qui c'è no, ma proprio voi la filtro missione zero. principale, loro, sapete qual è? Loro formano il pubblico, cioè danno uno stimolo a questi ragazzi, sapranno vedere i film, sapranno Gli apprezzare forniscono quello un che occhio c'è dietro il critico. nostro lavoro, che è una cosa che io anche come componente del teatro stabile dico sempre, educhiamo i ragazzi, decodifichiamo quello che facciamo in teatro, perché c'è un altro modo di godere il prodotto poi finito. Non puoi essere solo spettatore, devi essere partecipe a quello che c'è dietro. L'esperienza di oggi, l'incontro con i ragazzi, soprattutto è stato sorprendente per la Grazie. qualità delle domande che ci hanno posto, perché c'è stata una ragazza che mi ha fatto una domanda, e ha fatto una domanda a tutti che mi ha colpito particolarmente. Ci ha chiesto che cos'è per voi la felicità. Questa domanda non mi era mai stata fatta nella È una vita, piccola quindi buddista, deve essere, sicuramente sarà una buddista. è stato veramente sorprendente. Con discrezione, educazione, come ci si fa anche nella vita, bisogna sempre essere rispettosi degli altri. Noi ci siamo fatti volere bene, siamo non invasivi, non volgari, siamo di esempio, per cui si è creato un rapporto e la porta per noi è sempre aperta. Dico sempre, io ogni sera ceno con voi, dico io vi ringrazio che mi fate cenare con voi. Sì, ma soprattutto come cambiano le case è cambiato anche il Palazzo Palladini, quindi Certo. fondamentalmente è una scrittura sempre in divenire, continua, attenta a quello che succede fuori, quindi come cambia il mondo cambia anche Palazzo Palladini che è nel mondo e quindi noi abitanti diciamo cambiamo con esso, quindi diciamo questa differenza, questi cambiamenti vanno di pari passo, Eh sì. non si avvertono. Infatti un grande pregio non solo narrativo, ma anche quello di adeguarci agli stili, ai costumi. Cioè è un prodotto che in divenire è difficilissimo riuscire a farsi seguire in 26 anni, che uno cambia proprio gusti, mode, invece loro hanno un'affezione e un voyeurismo nei nostri confronti per cui hanno seguito le nostre vite, ci hanno visto invecchiare, maturare, hanno visto le varie Il fasi. Truman Show. Sì, è un Truman Beh, Show, diciamo che però. siamo cresciuti anche noi insieme al nostro pubblico e credo che Un posto al sole non abbia mai tradito il suo pubblico. Come la corrida, non vedono l'ora di veder morire me, Marzio, Non è ormai per vero, ma che... fede. Lo so, No, lo ma so, è fatta non così. dirlo. A Indiretta. teatro vogliono vederti che Indiretta, cadi indiretta. sulle Sarà tavole. indiretta, con un'esclusiva mondiale. Energia. Siamo venuti a coltivare il nostro pubblico. Per i prossimi 50 anni chi ci vede? Il nostro ormai ci può lasciare da un momento all'altro. Abbiamo un vivaio di pubblico No, beh, sì, fresco. a parte gli scherzi, sicuramente venire a Giffoni è stato anche un modo per costruire un dialogo con tutta una fascia di età che, diciamo, mentre prima seguiva la televisione insieme alle famiglie, oggi i ragazzi, i bambini hanno possibilità di vedere, hanno un'autonomia, diciamo, nella scelta di ciò che possono guardare. E secondo me e secondo, diciamo, anche loro, Un posto al sole è un prodotto che va, diciamo, attraverso il quale bisogna coinvolgere anche i ragazzi, perché ci sono tanti, tanti argomenti importanti, Sì. tante Noi raccontiamo tematiche la vita, per cui anche per loro è di stimolo, troveranno delle sì. cose che avranno già fatto, che faranno. Ma è vero anche che la nostra puntata non si esaurisce nei 25 minuti della messa in onda, ma di volta in volta vengono fuori delle tematiche che noi speriamo diventino Sì, in argomento di discussione in casa. famiglia, Non a esatto. caso è un programma che va a ora di cena, perché è l'immagine tipica della famiglia attorno a un tavolo che Sì. sta cenando e vede Un posto al sole e il tema di quella serata, di quel periodo, viene Sì, è raccontato uno spunto a e dialogare sì, in famiglia. esatto. Diciamo sarebbe che bellissimo se fosse sempre così. sì, Un posto al sole spessissimo ha aiutato tante famiglie ad affrontare argomenti scottanti, Scottanti. diciamo, con delle immagini già presentate.
Quindi questa è la nostra missione, diciamo, anche sociale, sociale, sì. Diciamo, sia come prodotto che come proprio Rai 3.